Ciao a tutti amici, benvenuti ad una nuova avventura chiamata Futura. Io sono Manuel e oggi ho il piacere di mostrarvi Space Engineers. Allora, questo titolo è presente su Steam, costa circa 16 euro ed è un vero e proprio sandbox nello spazio. Quando avviate la partita potete scegliere se giocare in modalità creativa oppure in modalità sopravvivenza. La modalità sopravvivenza vi vede atterrare su un pianeta a vostra scelta, potete scegliere se atterrare su un asteroide dove la vostra nave si è schiantata, potete scegliere se atterrare su Marte, sulla Luna o sulla Terra. Sta di fatto che noi dovremo costruire in prima persona tutte delle situazioni che ci permettono di esplorare, ma per fare questo dobbiamo prima costruirci un nostro rifugio, dobbiamo prima costruire delle stazioni che ci permettono di sopravvivere, quindi ottenere del ghiaccio per poi poter ricavare dell'acqua, costruire soprattutto magari un'energia eolica che ci permette di ottenere dell'elettricità. Per fare questo dobbiamo costruirla abbastanza in alto per prendere, insomma, la forza del vento. Oltre a questo poi potremmo addentrarci anche nelle costruzioni di vere e propri progetti importanti come mezzi, astronavi, poter esplorarli all'interno ed esplorare l'ambiente attorno a noi. Naturalmente è un titolo abbastanza di nicchia perché per i primi momenti, seppur la costruzione risulta complessa, necessita un pochino di apprendimento, quindi il mio consiglio è quello di visitare le moltissime mod disponibili, ma anche di vedere qualche tutorial che vi permette di avere una più ampia visione e anche un aiuto sulle varie costruzioni. Space Engineers è veramente qualcosa di unico, soprattutto se giocate in compagnia. Potete tenere aperto la partita per ospitare chiunque voglia unirsi a voi oppure invitare dei vostri amici. L'interfaccia di gioco è in italiano. Grazie ragazzi per essere stati con noi e alla prossima.